Allora, prendete posto, così iniziamo. E ancora deve leggere. Sì, sì, lo leggo io, lo legge. Eh? Lo leggo io? Sì, sì. Allora. Sindaco. Dov'è il sindaco? Allora, accomodiamoci, così iniziamo, riprendiamo meglio. Allora, sulla pratica 15, dicevo, c'è l'emendamento presentato dal consigliere Daniele Olivi sulla proposta di emendamento per quanto riguarda il parere di regolarità tecnica. C'è parere negativo per la seguente motivazione: in quanto trattasi di proposta di modifica regolamentare non prevista all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e non, chiedo scusa, e non mera modifica delle aliquote. Parere di regolarità contabile, parere negativo. Si vedano le motivazioni del parere di regolarità tecnica. Questo per quanto riguarda l'emendamento. Allora, dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto sulla pratica 15, sia per l'emendamento che per la pratica. Come, scusate? Lo rileggo? No, va letto e va detto, e per conoscenza voi che dovete votare per quanto riguarda l'emendamento, ripeto, emendamento proposto dal consigliere Olivi, era quello che era già stato illustrato. Se volete lo rileggo, rileggo anche l'emendamento. No, sull'emendamento è stato richiesto il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile. Allora, parere di regolarità tecnica, parere negativo. No, va votato, ma c'è parere, va messo in votazione, ma va, c'è il parere negativo, negativo, tecnico e contabile. No, chiedo scusa. Allora, viene votata la pratica 15, dovremmo votare prima l'emendamento, e vi ho detto che ci sono questi due pareri, non posso dire come va votato, insomma, ecco. E poi va votata la pratica, ok? Ecco. Poi c'è l'immediata esecutività se la pratica fosse votata in senso favorevole. Chiaro? Allora, come? Allora, c'erano intanto le dichiarazioni di voto eventuali su questa pratica. C'è una prenotazione, Torri mi pare, Torri, c'è la prenotazione, niente, errore, consigliere Olivi. Dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto è che favorevolmente lo voteremo, e in caso di voto contrario anticipo che il prossimo Consiglio presenterò una mozione per la variazione del regolamento sia TASI che IMU. Grazie. Allora, non ci sono altre prenotazioni, chiudiamo la fase delle dichiarazioni di voto. Mettiamo in votazione quindi prima l'emendamento. Prima l'emendamento mettiamo in votazione, e l'emendamento alla pratica 15, tributo servizi indivisibili TASI, determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2015. Votazione per l'emendamento, votazione aperta. Ah, chiedo scusa, ho sbagliato io. Sbagliato.
Sì, Rigazzeri. Sì, prego. No, un attimo. Questa per me è stata il colpo di grazia, adesso non si sblocca più. Tocca chiamare Silva, non mai. No, non è aperta. No, è nulla. Brava Paola, brava. Ah, poi, Paola, votazione aperta. Brava Paola. Ci vuole sempre qualcuno che ti dica. Rossetti, penso sempre Giorgio, perché... Comunico l'esito alla votazione, i presenti sono 21 consiglieri, i voti favorevoli sono 5, i voti contrari sono 16, il Consiglio Comunale respinge l'emendamento. Mettiamo ora in votazione la pratica nel suo testo, quindi nessun emendamento, la pratica 15, tributo servizi indivisibile, TASI, determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2015. Votazione aperta. Niente, è bloccata ancora. Ecco. Votazione aperta. Tesei Torri. Allora azzeriamo. Azzeriamo e riapriamo la votazione. Votazione aperta. Sei. Ci siamo. Comunico l'esito della votazione, i presenti sono 21 consiglieri, voti favorevoli sono 16, voti contrari sono 5, il Consiglio Comunale approva. Approva. Adesso mettiamo in votazione l'immediata esecutività della delibera. Prego votare, votazione nuovamente aperta. L'immediata esecutività. Tesei Santinelli. Comunico l'esito della votazione, i presenti sono 21 consiglieri, voti favorevoli 16, i contrari sono 5, il Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività. Allora, ora passiamo alla pratica 16, anche qui abbiamo un emendamento, è l'emendamento sempre presentato dal consigliere Olivi. Sull'emendamento è stato richiesto il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile. Il parere di regolarità tecnica è un parere negativo in quanto trattasi di proposta di modifica regolamentare non prevista all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e non di mera modifica delle aliquote. Il parere di regolarità contabile è negativo
per le seguenti motivazioni. Si vedano le motivazioni del parere di irregolarità tecnica. Quindi il parere, l'emendamento proposto dal consigliere Olivi, ci sono due pareri contrari, tecnici, tecnico e contabile. Dichiarazioni di voto eventuali su questa pratica e sull'emendamento. Dichiarazioni di voto eventuali. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi ora mettiamo in votazione la pratica 16, ha per oggetto imposta municipale propria IMU, determinazione delle aliquote per l'anno 2015. Mettiamo prima in votazione l'emendamento. Mettiamo in votazione l'emendamento. Negativo. Votazione ancora non aperta. Daniele sta negativa. Spaccia. Sì, era aperta. Cingolani. Negativo. Mi è sfuggito. Santinelli, sì. Comunico l'esito della votazione. I presenti sono 21 consiglieri, i voti favorevoli sono 5, i contrari sono 16. Il Consiglio Comunale respinge l'emendamento proposto dal consigliere Olivi. Mettiamo ora in votazione la pratica nel suo testo originario, cioè è rimasto quello. Votazione aperta. Prego votare. Lenti, Santinelli. Comunico l'esito della votazione, i presenti sono 21 consiglieri, i voti favorevoli sono 16, 5 sono i contrari, il Consiglio Comunale approva. Mettiamo ora in votazione l'immediata esecutività della delibera. Prego votare. Votazione aperta. Santinelli. Comunico l'esito della votazione, i presenti sono 21 consiglieri, i voti favorevoli sono 16, 5 sono i contrari, il Consiglio Comunale approva l'immediata esecutività della delibera. Ora passiamo alla fase delle dichiarazioni di voto per quanto riguarda la pratica 17, che è l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici per l'annualità 2015, 2016, 2017, elenco annuale dei lavori per l'anno 2015. C'era l'emendamento proposto dal consigliere Olivi, è stato richiesto anche qui il parere di regolarità tecnica, il parere di regolarità contabile. Il parere di regolarità tecnica è negativo. Per le seguenti motivazioni, esclusivamente per la forma di finanziamento, non essendo previsti alla data odierna interventi edilizi urbanistici che facciano presumere introiti di oneri necessari alla copertura finanziaria, l'attuale previsione di incasso delle opere pubbliche è desunta dall'attuale trend. Per quanto riguarda il parere di regolarità contabile, dicevo, è negativo per le stesse motivazioni del parere di regolarità tecnica. Allora, dichiarazioni di voto, sì, consigliera Mancia, per sì. L'emendamento e per la pratica. Sì, ok.
Rispetto al piano delle opere pubbliche, prima dicevo che notavo la differenza in positivo rispetto ai piani degli anni passati, cioè questo è sicuramente meno fantasioso e arzigogolato, è più legato alla manutenzione, ciò nonostante. Sulle priorità io non vedo ancora molta chiarezza e mi pare che anche tra di voi non ce l'abbiate, insomma. E poi sinceramente l'apertura di credito si può fare solo sui fatti e non sulle intenzioni, per cui non sarà favorevole il mio voto. Per l'emendamento, allora, io sono contraria all'inflazione delle rotatorie e penso, non so se è perché come automobilista ho qualche problema, ma non credo. Io penso che le rotatorie siano state un escamotage per attribuire poi il concorso di colpa in caso di incidente. E allora mi stanno su... ecco. E sono invece del parere, non mi ricordo più chi lo dicesse prima, forse il... Bucci mi pare, le rotatorie vanno fatte soltanto in punti, in determinati punti e non questa veramente inflazione. Sarei favorevole al terzo punto, però mi sento anche alleggerita dal fatto che lo stesso assessore abbia detto che l'amministrazione si sta già muovendo in questo senso, mi riferisco all'impianto sociosportivo. Grazie consigliera Mancia. Consigliere Olivi. Grazie Presidente. Sull'emendamento prendiamo atto che sul punto numero 3 comunque c'è l'impegno dell'amministrazione, oggi lo ricordava prima la collega Mancia, ma mi rifaccio all'intervento dell'assessore Bucci, c'è comunque l'intenzione di Giunta di intervenire su quest'area per dare una risposta a una realtà che è densamente antropizzata e al tempo stesso in un luogo dove già è presente quello che è il più grande parco cittadino. Quindi su questo punto numero 3 prendiamo atto degli impegni già assunti stamattina. Per quanto riguarda la situazione, la regolarità tecnica, non posso non fare questa riflessione. Prendo atto che i tecnici, presumo il responsabile dell'ufficio tecnico, dica che non ci sia ipotetica copertura perché sopra la previsione di bilancio per gli oneri. Quindi è una considerazione fatta dal tecnico e questa considerazione secondo me mi crea qualche dubbio, perché lo scorso anno, questo 2014, c'era una previsione di 2,5 milioni. Capisco che poi alla fine si sia incassato di meno, ma a questo punto qualche dubbio sulla capacità previsionale, sia in positivo che in negativo, mi sorge, perché, torno a ripetere, se fossero di più, adesso faccio il rovescio del ragionamento, le entrate rispetto a 1,2 milioni preventivato, no? Queste due opere comunque non verranno prese in considerazione, perché oggi l'emendamento, queste tre opere anzi, l'emendamento viene cassato per questa previsione che, ripeto, mi crea anche qualche dubbio, perché non guardando tanto indietro, guardo questo 2014, ce n'erano 2,460 in preventivo. Oggi con anche questo emendamento si arriva a 1,6 milioni, forse spazio c'è, ma comunque prendo atto, il nostro voto sarà favorevole sull'emendamento e contrario per tutto quello che abbiamo detto nel corso della discussione, quindi non stiamo qui a ripetere, su questo piano delle opere pubbliche, con la consapevolezza che qui a breve saremo, come negli altri due precedenti esercizi, a votare una variante che ridurrà del 30-40% questo piano triennale ed annuale.
Grazie consigliere Olivi, non ci sono altre prenotazioni, quindi chiusa la fase delle dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Prima votiamo ovviamente l'emendamento alla pratica 17 proposto dal consigliere Daniele Olivi del Partito Democratico, su cui ci sono i due pareri negativi, parere tecnico e parere contabile, di regolarità tecnica e regolarità contabile. Ci siamo? Votazione aperta. Cingolani. Gullace. Gullace Magagnini. Ecco, a posto. Comunico l'esito della votazione, i presenti sono 21 consiglieri, i voti favorevoli sono 4, i contrari 17, il Consiglio Comunale respinge l'emendamento proposto dal consigliere Olivi. Mettiamo ora in votazione la pratica nel suo testo originario, è la pratica che ha per oggetto l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, annualità 2015-2016-2017 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2015. Votazione aperta, prego votare. Rossetti. Comunico l'esito della votazione, i presenti sono 21 consiglieri, i voti favorevoli sono 16, contrari 5, il Consiglio Comunale approva. Mettiamo ora in votazione l'immediata esecutività della delibera. Prego votare. Tesei Santinelli Catani. Comunico l'esito della votazione, i consiglieri presenti sono 21, i voti favorevoli sono 16, 5 i contrari, il Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività della delibera. Passiamo ora alla pratica 18. È quella che ha per oggetto l'approvazione del piano delle alienazioni dei beni immobili per gli anni 2015-2017. C'è anche un emendamento proposto dal sindaco su cui c'è il parere di regolarità tecnica favorevole e il parere di regolarità contabile favorevole. È quella che vi è stato illustrato stamattina dalla dottoressa Sorbatti. Allora, mettiamo quindi in votazione prima l'emendamento proposto dal sindaco su cui ci sono questi due pareri di regolarità contabile e tecnica, favorevole, contabile e tecnico. Prego votare, votazione aperta. Vannoni, Santinelli, adesso c'è il blocco del computer. C'è manca, a me non dà il risultato, lo vedo lassù. Qua da sullo schermo non c'è, però tanto dovrebbe essere buono quello.
16 a 5 sono questi. Sì, diamo per buono questo. E allora io non vedo qua, però è buono. 18, 18 è questo, sì, sì. Sì. Ok. Quindi diamo per buono questo, perché io non lo vedo sul mio monitor, però comunico l'esito della votazione. I consiglieri presenti sono 21, i voti favorevoli sono 16, i contrari 5. Il Consiglio Comunale approva l'emendamento proposto dal Sindaco. Ora mettiamo in votazione la pratica nel suo testo, così come autoemendato, o meglio come emendato in virtù dell'emendamento già approvato, e quella, la pratica che ha per oggetto l'approvazione del piano delle alienazioni dei beni immobili per gli anni 2015-2017. Prego votare. Olivi. Santinelli. C'è ancora Olivi. Ecco, a posto. Comunico l'esito della votazione. I presenti sono 21 consiglieri, i voti favorevoli sono 16, 5 sono i contrari. Il Consiglio Comunale approva. Mettiamo ora in votazione l'immediata esecutività della delibera. Prego votare, votazione aperta. Torri. A posto. Comunico l'esito della votazione. I presenti sono 21 consiglieri, i voti favorevoli sono 16, 5 sono i contrari. Il Consiglio Comunale approva. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto per quanto riguarda la pratica 19, era quella della presa d'atto della mancanza di aree da cedere e da assegnare per l'edilizia convenzionata. Poi leggerò il testo successivamente. Se ci sono dichiarazioni di voto, non ci sono dichiarazioni di voto, quindi chiusa questa fase, mettiamo in votazione la pratica 19, è quella che ha per oggetto presa d'atto della mancanza di aree da cedere e assegnare per l'edilizia convenzionata, sovvenzionati in zona PEP e ad attività produttive in area PIP relativamente all'anno 2015. Votazione aperta, prego votare. Olivi, Lenti. A posto. Comunico l'esito della votazione. I presenti sono 21 consiglieri, i voti favorevoli sono 16, nessun contrario, 5 gli astenuti, consiglieri Bornigia, Olivi, Vannoni, Spaccia, Mancia. Il Consiglio Comunale approva. Mettiamo ora in votazione l'immediata esecutività della delibera. Votazione aperta, prego votare. Ne mancano tre. Comunque. Santinelli, Giampaoletti. Comunico l'esito della votazione. I consiglieri presenti sono 21, i voti favorevoli 16, nessun contrario, 5 gli astenuti, consiglieri Bornigia, Olivi, Vannoni, Spaccia, Mancia. Il Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività. Passiamo ora
alla pratica successiva, la pratica 20, e qui vediamo per le dichiarazioni di voto, per la fase di dichiarazione di voto, e provvedimenti per il rilancio dell'attività edilizia e la ripresa delle attività economiche. Vediamo se ci sono dichiarazioni di voto, prenotazioni. Non ci sono, quindi chiusa la fase delle dichiarazioni di voto, mettiamo in votazione la pratica numero 20, è quella che ha per oggetto provvedimenti per il rilancio dell'attività edilizia e la ripresa delle attività economiche, modifica della delibera di Consiglio Comunale numero 10 del 21 gennaio 2014 per la determinazione dei costi base per il calcolo degli oneri di urbanizzazione, in attuazione dell'articolo 16 del DPR 380 del 2001. Votazione aperta, prego votare. Magagnini, Catani, Giampaoletti. Ancora Magagnini. Ecco, a posto. Comunico l'esito della votazione. I presenti sono 21 consiglieri, voti favorevoli sono 16, nessun contrario, 5 gli astenuti, consiglieri Bornigia, Olivi, Vannoni, Spaccia, Mancia. Il Consiglio Comunale approva. Mettiamo ora in votazione l'immediata esecutività della delibera. Prego votare. Santinelli. Giampaoletti, Rossetti, Giorgio. No, sempre Giorgio Rossetti, Santinelli e Olivi. Rossetti, ok, Olivi. A posto. Comunico l'esito della votazione. I presenti sono 21 consiglieri, voti favorevoli sono 16, nessun contrario, 5 gli astenuti, consiglieri Mancia, Olivi, Bornigia, Spaccia, Vannoni. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esecutività della delibera. Passiamo ora alla pratica 21 e il programma di incarichi di studio, ricerca e consulenza. Aperta la fase delle dichiarazioni di voto eventuali relativamente a questa pratica. Non ci sono prenotazioni, chiusa questa fase. Mettiamo in votazione la pratica iscritta al punto 21 all'ordine del giorno e quella che ha per oggetto programma di incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2015. Approvazione. Filonzi, non mia. Siamo in attesa.
Eccoci. Comunico l'esito della votazione. I consiglieri presenti sono 21, 16 sono i voti favorevoli, nessun contrario, 5 gli astenuti. I consiglieri Mancia, Olivi, Bornigia, Spaccia, Vannoni. Il Consiglio Comunale approva. Passiamo ora alla votazione per l'immediata esecutività della delibera. Votazione aperta. Prego votare. Spaccia. Spaccia, Filonzi, Giorgio Rossetti. Ecco, posto. Comunico l'esito della votazione. I consiglieri presenti, silenzio, sono 21. I voti favorevoli 16, nessun contrario, 5 gli astenuti. Consiglieri Mancia, Olivi, Bornigia, Spaccia, Vannoni. Il Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività. Prima di passare alla dichiarazione di voto, poi alla votazione dell'ultima pratica, perché poi c'è solitamente la fuga generale, no? Si alzano tutti e scompaiono. Volevo, a parte i ringraziamenti che sono stati fatti agli uffici che hanno permesso questo risultato, credo straordinario, approvare, se verrà approvato ovviamente, il bilancio previsionale in questa data, anche permettermi di ringraziare ovviamente i componenti dell'organo di revisione e anche le signore della segreteria, perché il nostro lavoro finisce qua ma continuerà nei prossimi giorni ovviamente per loro, perché ci sarà un super lavoro. Quindi credo che sia il caso anche di ringraziare loro. Allora, adesso ritorniamo alla pratica 22, che è quella fondamentale di approvazione del bilancio. Dichiarazioni di voto le faremo ovviamente, anzi è il caso che io dica anche sugli emendamenti, i pareri. Vi dirò i pareri che sono stati dati sui due emendamenti proposti dal consigliere Olivi e vi prego nelle dichiarazioni di voto fare dichiarazioni eventualmente sia sugli emendamenti che sulla pratica completa. Vedremo anche di accontentare il figlio di Donofrio. Allora, ci sono due emendamenti presentati dal consigliere Olivi. Allora il primo è quello che propone una revisione per quanto riguarda un'agevolazione per quanto riguarda il discorso della prima casa. C'è un parere di regolarità tecnica che è un parere negativo con la seguente motivazione: in quanto trattasi di proposta di modifica regolamentare non prevista all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e non di mera modifica delle aliquote. Il parere di regolarità contabile è negativo anch'esso, si vedano le stesse motivazioni del parere di regolarità tecnica. C'è anche il parere negativo del Collegio dei Revisori. Per quanto riguarda la proposta di emendamento presentata dal consigliere Olivi, che era legato all'integrazione del piano annuale delle opere pubbliche e ovviamente la fattibilità di far fronte ai costi da sostenere per questa integrazione, era un importo complessivo di 425.000 euro. Prevedeva un'entrata maggiore grazie a oneri di urbanizzazione per il 2015 di 425.000 euro. Il parere di regolarità tecnica è negativo per le seguenti motivazioni: per quanto attiene la forma di finanziamento, non essendo previsti alla data odierna interventi edilizi urbanistici che facciano presumere gli introiti di oneri necessari al finanziamento. L'attuale previsione di incasso di oneri di urbanizzazione è desunta dall'attuale trend.
Il parere di regolarità contabile è negativo per le seguenti motivazioni, sulla base delle motivazioni già espresse nel parere di regolarità tecnica. Il parere del Collegio dei Revisori dei Conti è un parere negativo. Adesso, per quanto riguarda le dichiarazioni di voto, vi prego di farle anche sia per gli emendamenti che per la pratica nel suo complesso. Allora, non ci sono dichiarazioni di voto. Eccolo, adesso c'è. Consigliere Vannoni. Grazie Presidente, scusi. Mi spiace, però cercherò adesso, è breve, così andiamo via tutti presto. Allora, innanzitutto anche il Partito Democratico si unisce ai ringraziamenti al personale del Comune che ha consentito di arrivare a questo importante risultato, rispetto al quale, ho già detto prima, anche noi esprimiamo apprezzamento sui tempi. Per quanto riguarda invece il voto sul bilancio, il voto del Partito Democratico sarà un voto negativo, per le ragioni che abbiamo, io credo, ampiamente espresso negli interventi che si sono succeduti. E francamente mi stupisco dello stupore del sindaco, quando non capisce come sia possibile che noi non si condivida le scelte che vengono fatte. Ora, sindaco, noi non abbiamo mai detto che questa amministrazione non ha fatto niente, anzi, cerchiamo e ci sforziamo di mantenere una onestà intellettuale e di riconoscere gli aspetti positivi del lavoro che viene compiuto. Quindi non diciamo assolutamente che non è stato fatto niente, siamo convinti però che con questo bilancio non si è fatto abbastanza, e in particolare non si è fatto abbastanza per fronteggiare una situazione di crisi economica che oggi è diventata crisi sociale e che avrebbe reso necessari degli interventi assai più incisivi a sostegno delle fasce più disagiate della popolazione. Sarà pure un nostro pallino, come dice lei, anzi glielo confermo, è un nostro pallino ed è, come dire, un pallino di cui ci vantiamo. Noi vogliamo partire da chi sta peggio, vogliamo partire dagli ultimi, vogliamo intervenire e promuovere interventi che vadano incontro a questo tipo di esigenze. E non aver messo mano alla tassazione e in particolare all'innalzamento della fascia di esenzione IRPEF, noi crediamo che sia un limite importante di questo bilancio. A cui si aggiunge un incremento comunque della tassazione per quanto riguarda la Tari, un incremento, prima avevo chiesto notizia rispetto all'incremento di 100.000 euro della Tasi, che passa da 3 milioni e mezzo a 3 milioni e 6. E vado a concludere, una riduzione della spesa rispetto alle quali francamente non sono state fornite spiegazioni del tutto esaustive in merito all'impatto che potrà avere, perché è vero che parte della riduzione della spesa sociale è dovuta a riduzione di spesa del personale, ma sono 300.000 euro su 800.000 euro. Vorrei capire gli altri 500.000 euro di riduzione a cosa sono, avrei voluto capire anzi, a cosa sono dovuti e soprattutto se vi sono, come noi temiamo, rischi rispetto a una ricaduta sul servizio. Per tutti questi motivi, come ho detto, il voto del Partito Democratico sarà negativo. Grazie consigliere Vannoni. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi chiudiamo la fase delle dichiarazioni di voto.
e passiamo alla votazione per quanto riguarda la pratica 22. E primo ovviamente l'emendamento. L'emendamento rubricato al numero 1 è quello presentato dal consigliere Daniele Olivi del Partito Democratico, ha oggetto sostanzialmente l'equiparazione abitazione principale delle unità immobiliari concessi in comodato a parenti, c'è il riconoscimento del beneficio per una sola unità immobiliare compreso l'accessorio, e vi ho già detto che su questa proposta di emendamento ci sono i due pareri di regolarità tecnica e contabile negativi. Votazione aperta. Mancia, Santinelli, Rossetti. Rossetti, Giorgio Rossetti. Ecco. A posto. Comunico l'esito della votazione. I presenti sono 21 consiglieri, voti favorevoli sono 5, i contrari sono 16. Il Consiglio Comunale respinge l'emendamento proposto dal consigliere Daniele Olivi. Mettiamo ora in votazione il secondo emendamento, sempre presentato dal consigliere Daniele Olivi. È quello che prevede per quanto riguarda la realizzazione di due rotatorie di un impianto socio-sportivo in zona SMIA per un valore complessivo di 425.000 euro, la copertura mediante oneri di urbanizzazione per il 2015 di 425.000 euro. Vi ho già detto che ci sono i pareri di regolarità tecnica negativi e il parere del Collegio dei Revisori dei Conti negativo. Votazione. Aperta. Comunico l'esito della votazione, i presenti sono 21 consiglieri, voti favorevoli sono 4, i contrari 17, il Consiglio Comunale respinge l'emendamento proposto dal consigliere Daniele Olivi. Mettiamo ora in votazione la pratica di bilancio e la pratica appunto iscritta al punto 22 all'ordine del giorno, quella che ha per oggetto esame e approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, triennale 2015-2017, relazione previsionale programmatica per gli anni 2015-2017. Votazione aperta, prego votare. Santinelli, Garofoli. Se coppere adesso tu. Comunico l'esito della votazione, i consiglieri presenti sono 21, i voti favorevoli sono 16, 5 sono i contrari, il Consiglio Comunale approva. Mettiamo ora in votazione l'immediata esecutività della delibera. Prego votare. Aspettate un attimo, un minuto d'attesa. Filonzi, Catani, Giampaoletti, poi si copre veramente. A posto. Comunico l'esito della votazione, i consiglieri presenti sono 21, i voti favorevoli 16, i contrari 5, il Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività.
Terminano qui i lavori di questo Consiglio Comunale che è stato un po' lungo, un po' faticoso. Vi ringrazio della partecipazione, ringrazio il segretario dottoressa Orlando, il sindaco, gli assessori, tutti voi, le signore della segreteria. Auguri di buon Natale e auguri di felice anno.